Ebbene, carissimi amici, intanto una buona vigilia di Natale a tutti voi, visto che oggi è 24 dicembre. Colgo l'occasione per questo video per fare gli auguri di un sereno e felice Natale a tutti voi che mi seguite con affetto e con assiduità sul mio canale YouTube. Quest'oggi parliamo della spia esclusiva, un metodo che ho così intitolato che andrà a giocare ogni volta che la spia 1 si presenta sulla ruota di Torino. Quando la spia 1 si presenta sulla ruota di Torino, giocheremo su unica ruota di Bari, il 74. Quindi metodo semplicissimo, alla portata di tutti, facilissimo, senza calcoli. Avete visto cosa è successo con la spia garanzia? Quando ho presentato e ho detto che quando esce il 47 su Bari si gioca il 5 Bari Cagliari, l'ho presentato prima dell'estrazione del 21 e a colpo secco il 5 è stato vinto anche in quinta posizione proprio sulla ruota di Cagliari ed è stato vinto per giunta a colpo. Quindi questi sono fatti e non parole. Ok? Quindi venire qui e dire guardate che esce il 5 Bari Cagliari e poi lo vediamo uscire a colpo, questo vi deve far riflettere su come io preparo i miei metodi, su la cura che ci metto nel fornirvi sempre dei prodotti vincenti. Adesso andiamo a vedere la spia esclusiva e andiamo a vedere quelli che sono stati gli esiti ottenuti nel 2017. Poi lascio a voi magari il piacere di andare a controllare quelli che sono stati anche gli esiti passati. Siccome mi sono già segnato le sortite, allora, spia 1, sortita il 7 marzo. Giocavamo il 74 su unica ruota, qui non giochiamo su due ruote, attenzione, qui giochiamo su unica ruota di gioco. Nei successivi 13 colpi, il 74 è uscito in data 11 marzo, l'ambata la giochiamo anche quarta e quinta posizione. Poi è uscita il 14 marzo, questa è la prova, la testimonianza che molti mi dicono: no, ma tanto facciamo questo caso, il 74 è uscito l'11, che lo gioco a fare, tanto non esce più. Guardate qui, un doppio 74 uscito in due stazioni consecutive, quindi togliamoci dalla testa la convinzione che se un numero è uscito poi è difficile vincerlo. Guardate qua, doppia vincita. E ancora il 21 marzo 74 a Bari. Quindi con questa condizione spia del 7 marzo ci siamo portati a casa tre volte la vincita. Andiamo a vedere adesso un'altra condizione spia che è quella del primo di aprile. Spia 1 a Torino. Per i successivi 13 colpi giochiamo il 74 a Bari. Qui abbiamo una sortita il 18 aprile e un'altra sortita il 26 di aprile, anche in posizione. Andiamo a vedere adesso un'altra condizione spia, che è quella del 26 di aprile. No, siamo qui. Il 26 di aprile c'era l'1 sulla ruota di Torino, però c'era già il 74. Uno potrebbe dire, vabbè, figurati se esce. Andiamo a vedere cosa è successo. Al tredicesimo colpo, il 25 maggio, ci portiamo a casa il 74, ce lo portiamo a casa anche in posizione. E qui parliamo, attenzione, qui parliamo di un numero, una ruota, eh? Quindi non facile da vincere, tra l'altro, che non è semplice. Vi faccio vedere anche una condizione negativa, perché è giusto che sia così. 10 giugno, spia 1 a Torino, questa non ha dato niente, ma ci sta tutta perché abbiamo vinto degli esiti multipli precedenti, però vedremo come nella condizione spia successiva noi questo negativo ce lo andiamo a recuperare. 27 luglio, guardate la spia 1 a Torino, il 74 sortisce a colpo su Bari intanto, il 29 luglio, poi lo vinciamo il 1 agosto e poi lo vinciamo il 16 di agosto, eccolo qua, ok? Adesso andiamo alla condizione dell'8 agosto 2017, spia 1 a Torino. Qui la vincita
L'abbiamo il 16 di agosto 74 a Bari. Poi abbiamo la condizione spia del 16 agosto, spia 1 a Torino. Il 74 lo vinciamo il 9 di settembre. Eccolo qua. Andiamo avanti. Condizione spia del 7 di settembre, spia 1 a Torino. Primo colpo 74 Bari 9 settembre. 26 settembre. 74 a Bari. Come notate, molte condizioni spia danno esiti multipli, danno più di una vincita. 5 ottobre, spia 1 a Torino, vinciamo al terzo colpo il 12 ottobre 74 a Bari. Andiamo alla condizione spia del 16 dicembre. Spia 1 a Torino. Questa ci ha dato il 21 dicembre, proprio l'ultima sortita del 74 sulla ruota di Bari. Attenzione, attenzione, perché qui abbiamo l'1 a Torino. Il 74 è caduto l'estrazione precedente, però ascoltate le mie parole. Il 74 si ripeterà a Bari. E lo andiamo a vincere a Bari. Per quanto mi riguarda, all'8 non c'è certezza, attenzione. Però, visto quello che è successo e come conosco il metodo, il 74 con grande probabilità va a cadere sulla ruota di Bari. Quindi io vi regalo ambata secca 74 per massimo 13 colpi di gioco a partire dall'estrazione di mercoledì 27 dicembre, per massimo 13 colpi. Speriamo succeda come il 5 che abbiamo vinto, che esce subito, anche in quarta e in quinta posizione. Chi mi contatta in privato, all'indirizzo mail in descrizione, potrà acquisire il metodo completo dove vi do quattro abbinamenti, vi do quattro abbinamenti secchi sulla ruota di Bari, ok? Nella speranza di vincere anche l'ambo secco. Per adesso un saluto a tutti, ancora tanti cari auguri di un buon Natale a tutti voi, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, speriamo di essere sempre vincenti anche con questo metodo, Mister Sbancolotto.